Signore, ti abbiamo introdotto qui in quest'aula processionalmente e ti chiediamo che un giorno tutti noi qui presenti processionalmente guidati da te possiamo entrare in un altro luogo più grande e più bello, la Patria Celeste. Gesù, ti ringraziamo che ti sei fatto portare qui come pastore che guida il gregge. Sei andato avanti, ti sei assiso su un trono, un piccolo trono di metallo, ma il tuo trono vero è il trono dell'amore su cui tu siedi e che noi ti offriamo in questo momento. O Gesù, noi ti adoriamo in questo luogo benedetto da te, ti adoriamo in tutte le chiese che in questo momento offrono un simile spettacolo, ti adoriamo esposto nelle molte chiese del mondo, ti adoriamo chiuso nei più numerosi tabernacoli del mondo, ci prostriamo davanti a te e in una professione di fede e di amore diciamo: sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento. Oh Gesù, quante volte ti abbiamo portato qui? Per quanti anni ti abbiamo portato qui? Giovedì, lunedì, quante processioni, quante volte tu ci hai dato la tua benedizione, quante volte hai elargito grazie, quante volte sei penetrato con la tua luce, con il tuo amore nei cuori di presenti, quante volte hai risuonato qui l'inno di gloria. Quante volte qui il canto degli angeli ha lietato la tua presenza. Quante volte, o Signore Gesù, abbiamo testimoniato tutte le grazie che tu ci hai dato, la tua bontà, la tua misericordia. Quanti peccatori si sono prostrati davanti a te. Quanti sono stati richiamati sulla via della giustizia, sulla via della pace. Signore, quanti benefici in 20 anni tu hai elargito qui, in questo luogo che è il luogo di pace. E questa mattina noi ti vogliamo adorare, benedire. Per un momento noi faremo silenzio, ma sospiriamo il giorno in cui possiamo riprendere questo ritmo di fede e di amore. Signore Gesù, intanto per questo anno sociale noi chiudiamo e questo è l'ultimo giorno della serie delle esposizioni e delle celebrazioni di quest'anno. Ma vogliamo raccogliere in questo momento tutta la fede maturata nei nostri cuori in quest'anno. Tutto l'amore maturato nei nostri cuori, tutto il ringraziamento di cui siamo capaci e ti vogliamo dire, Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo di quello che hai fatto. O Signore Gesù, veramente sei stato grande e meraviglioso, nonostante le nostre insipienze, nonostante le nostre mancanze, nonostante le nostre diserzioni,
Tu sei stato sempre qui in mezzo a noi, ci hai beneficato, ci hai illuminato, ci hai graziato, ed è per questo che ti ringraziamo per i presenti e per gli assenti, e ti diciamo sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Oggi e sempre sia lodato. Gesù mio sacramentale. Oggi e sempre sia lodato. Gesù mio sacramentale. Oggi e sempre sia lodato. L'amore del Signore è meraviglioso. Tutti alziamoci. Non tornate in Egitto, perché anche davanti alla sofferenza che voi potete notare restando nel paese in cui il Signore vi ha posto, anche con tutte le sofferenze che potete incontrare, dovete restare qui e non scendere in Egitto, dove voi dite non ci sono guerre, non ci sono rinunzie, c'è abbondanza di beni. Non tornate in Egitto. La parola è del profeta Geremia. I capi vennero da me e mi dissero: ti sia gradita la nostra supplica, prega per noi il Signore Dio per sapere quello che dobbiamo fare. E Geremia rispose: io mi metterò in preghiera davanti a Dio verace e fedele, pregherò e vi darò risposta. Al termine di 10 giorni la parola del Signore fu rivolta a Geremia. Questi chiamò i capi e disse: dice il Signore Dio di Israele, se continuate ad abitare in questa regione vi renderò stabili e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché ho pietà di voi. Non temete il re di Babilonia e quello che vi succede, perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalle mani di coloro che vi opprimono. Però se voi, non dando retta alla mia parola e alla parola del Signore vostro Dio, se direte non vogliamo stare in questo luogo e direte no, noi vogliamo andare in Egitto perché lì non vedremo guerre e non udremo squilli di tromba né sofferenze e mancanza di pane, là abiteremo in pace. Queste cose dice il Signore degli eserciti. Se voi intendete veramente andare in Egitto e vi andate per stabilirvi là, la spada che temete vi raggiungerà nel paese d'Egitto, e la fame che temete vi sarà addosso laggiù per tutti quelli che vi recarete in Egitto. Nessuno di voi scamperà o sfuggirà alla sventura che io manderò su di voi, se voi intendete lasciare questo luogo e ritornare in Egitto. Signore, tu hai detto che non si può più tornare in Egitto. L'Egitto è la terra della schiavitù da cui tu ci hai tratto, è il mondo in cui noi
viviamo, che ci sta attorno e che noi sentiamo attorno, sentiamo la seduzione del mondo e siamo tentati di tornare ai modi di vivere, di sentire, di agire del mondo. Così no? Noi staremo più tranquilli, sereni, avremo più agi e non soffriremo seguendo la via del Signore. Signore vi dice, se voi tornate in Egitto, se voi tornate nel mondo che vi sta attorno, se lasciate questo luogo dove vi è fuso la mia grazia, voi quei mali che temete li avrete. Avrete danni in mezzo a voi, la fame vi colpirà e la spada sarà nella vostra casa. Restate nel luogo dove il Signore vi ha posto. Cioè il Signore dice, seguite la mia strada, siate miei adoratori, non tornate a frammischiarvi con la gente del mondo, con il modo di fare del mondo, non abbiate a che fare voi che siete popolo scelto, anche che voi dovete subire tribolazioni, anche che la frequenza della mia casa vi porti degli scompensi, vi porta delle difficoltà, non temete, perché io vi proteggerò, ma non tornate in Egitto, perché in Egitto vi attende la spada e la fame, e quei mali che voi temete qui vi raggiungeranno nella terra di Egitto, nel mondo in cui voi siete tentati di tornare. Questo è il senso della parola del Signore. E allora noi vogliamo dire al Signore, Signore, noi vogliamo restare fedeli a te. Noi vogliamo restare fedeli con te. Vogliamo praticare, o Signore, la giustizia. Vogliamo praticare, Signore, la giustizia. La santità della vita. La santità della vita. Anche che questo comporta per noi, o Signore, sofferenze, asti, rancori, dispiaceri. Noi vogliamo restare con te, perché fuori di te non c'è salvezza. Signore, a chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, noi e la nostra casa vogliamo servire te, perché tu sei il Signore. Noi vogliamo rimanere in questo luogo dove ti abbiamo conosciuto, ti abbiamo amato, ti abbiamo servito e dove tu ti sei manifestato a noi con grazie, prodigi, guarigioni, liberazioni. Alleluia. Ecco, ora ringraziamo il di guardarci come suoi figli, e il Padre ha mandato in mezzo a noi Gesù, che è qui presente. Gesù questa mattina vuole moltiplicare il pane e dare per il commiato, cioè per la via del ritorno, perché non veniamo meno lungo la strada, vuole darci il pane dei figli. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Gesù chiamò a sé i discepoli e disse:
sento compassione di questa folla. Ormai da tanto tempo mi segue e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli a casa digiuni perché non svengano lungo la strada. E i discepoli gli dissero: Signore, dove potremo trovare il pane necessario per sfamare tanta gente? Ma Gesù domandò: quanti pani avete? Gli risposero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, Gesù prese i 7 pani e i pesci, rese grazie al Padre, li spezzò, li dava ai discepoli e i discepoli li distribuivano alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. Signore Gesù, questa mattina tu vuoi saziare questa folla, vuoi moltiplicare i 7 pani per tutta questa gente, vuoi dare a ciascuno un pezzo di pane perché non venga meno nel viaggio. Signore, tu sei il pane disceso dal cielo, tu vuoi distribuire a ciascuno di noi qualche cosa di te. Signore, noi siamo qui famelici, abbiamo fame e abbiamo fame di te. Dacci qualche cosa di te, o Signore, perché noi possiamo gustare questo pane, rinvigorirci mangiando questo pane e affrontare la via del ritorno. Signore, è questo pane disceso dal cielo che sei tu, e sono le grazie tue connesse con questo pane che tu ci dai, il pane della tua parola, il pane della tua grazia, che noi vogliamo gustare, ed è di questo pane che noi vogliamo gioire, perché lo stai distribuendo a ciascuno di noi. Grazie, Signore, perché stai distribuendo il pane a questa folla, e nessuno resterà senza un pezzo di pane. Tutti, o Signori, avremo una grazia di liberazione, o di guarigione, o di consolazione, o di fortificazione, o di nutrimento spirituale. Tutti avremo un pezzo del tuo pane, un pezzo di te, che sei per noi guarigione e liberazione e consolazione. Amen. E adesso, fratelli, continuiamo la lode al Signore attraverso le testimonianze. La testimonianza è importante. Peccato che noi non abbiamo raccolto tutte le testimonianze. Potremmo ancora raccogliere, perché tutto è registrato. Ne verrebbero tanti volumi e sarebbero la gloria del Signore quelle che il Signore ha fatto in mezzo a voi. Ma tante grazie sono nella vostra memoria. Comunque ognuno di voi abbia motivo, ha motivo di ringraziare il Signore, e viene data a tutti opportunità di dire al Signore grazie di quello che tu mi hai detto, di quello che tu hai fatto. Raccomando che le testimonianze siano brevi, concernono questo luogo dove il Signore ha dato grazie, concernono il momento di preghiera, in modo che siano finalizzate a questo scopo, perché sappiamo che il Signore fa grazie dovunque, ma vogliamo sentire quello che il Signore ha fatto a ciascuno di noi
qui in questo luogo durante la preghiera.